Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su King of Retail, un gioco che viene pubblicato come secondo video di questa settimana dedicata ai simulatori di vita e attività. È un gioco anch'esso in italiano, con quello che abbiamo visto l'altro giorno, ed è un gioco che sembra veramente ben fatto. Per quanto mi sia piaciuto tantissimo anche il gioco precedente, ora abbiamo un nuovo titolo che riguarda invece la gestione di uno store in un ambito un pochino più ampio del classico supermarket. Qua abbiamo un menu molto interessante, che possiamo andare a creare una lista del personale, una lista di poster, quindi andare a personalizzare veramente tutto per quanto riguarda appunto loghi e così via. Questo è un valore aggiunto, ma ovviamente andiamo ora a vedere il gioco. Andiamo a crearci il nostro manager, lo chiameremo Indie Gameplay. Io non perdo troppo tempo in ste cose, voglio solo farmi, mi farò pelato, mi farò occhi scuri, un po' più abbronzato e via. Sì, sono soddisfattissimo del mio manager. Allora, abbiamo due modalità. Allora, praticamente la prima è: come proprietario di nuovo negozio è quello che serve per aumentare i tuoi clienti per il profitto. La seconda invece è una modalità campagna: lavora per altre società, guadagni abbastanza soldi per fondare la tua e passa dal gestire un piccolo negozio a una grande catena, a riuscire a dominare il mercato della città. Sono veramente indeciso su cosa giocare. Io sarei tentato di giocare questa, però iniziamo con la modalità negozio singolo. Quindi questa è la mia prima partita, nuova partita, e iniziamo. Abbiamo una popolazione, una città, insomma possiamo decidere la dimensione della città, possiamo fare la piccola città, la grande, la metropoli, la ricchezza della città. Io farei un paesino tutto medio. Senso della moda, casuale. Ok, andiamo avanti. Le categorie. Selezionare meno categorie può migliorare le performance del gioco. Io faccio... Beh, questo è il simulatore del mio lavoro, vendere computer così, però io direi che voglio fare solo vendita di computer. Sì, perché io di telefoni ne vedo già abbastanza. La chiameremo Indie Informatica. Il logo. Così. Colorare il logo, lo coloriamo di arancione, più o meno come i colori societari del canale. Andiamo avanti. Colore principale, sì dai, non stiamo qua a fare chissà che cosa. Colore del cartello lo facciamo arancione, anche qui colore canale, quindi così. Indie Informatic, sì, va bene, lo facciamo però blu. Un po' più blu, meno viola, perfetto. Colore nome, vabbè, andiamo avanti, accettiamo, iniziamo la partita. Questa, vi ricordo ancora una volta, è la modalità gioco singolo, quindi non la campagna dove saremo dipendenti, dove dovremo... Questa giornata di preapertura, cioè vuol dire che hai tutto il tempo del mondo per preparare il negozio alla grande apertura. Per aiutarti abbiamo preparato una lista di cose da fare per rendere il negozio operativo. Sì, e iniziamo. Non saprei dirvi se così a impatto è più bello questo o quello precedente. Questo secondo me è più maturo come gioco rispetto a quello che abbiamo visto 2 giorni fa. Ok, iniziamo a conoscere il mondo che ci entrano. Ok, il manager. Questa è Lisa, una collega manager in un altro negozio. È stata così gentile da aiutarci. Ti muovi con VASD. Tieni premuto il tasto destro, sposti il mouse per guardarti intorno. Sì, premi per interagire. Questo è un negozio, abbiamo lo storage e lo staff room, quindi praticamente abbiamo ogni stanza appartiene a una categoria tra area vendita, magazzino, area del personale, va bene. Questo è il modello di negozio, puoi distinguere le aree dei pavimenti, ok. Vendita è verde, il magazzino è giallo e l'area personale è blu. Siccome ogni stanza si utilizza, l'inventario può essere posizionato solo nelle rispettive stanze, la cassa solo nella vendita, unità di consegna solo nel magazzino, e l'area personale puoi acquistare un computer ed eseguire l'attività di marketing per aumentare la reputazione, acquistare vari articoli, perfetto. Qui puoi trovare un espositore, ok, alcuni sono per il pavimento, altri appesi al muro.
Posizione dell'espositore, si possono mettere in varie posizioni, perfetto. Ogni categoria va bene. Qualità, design e lusso. Tre indicatori. Qualità, design e lusso. La qualità della funzionalità del prodotto, l'attrattiva e il design, in pratica il lusso invece quanto è necessario nella vita di tutti i giorni. Il negozio ha anche una reputazione per ogni categoria, mostra quanto sei conosciuto per la vendita di quella categoria. Noi facciamo solo informatica, quindi va bene. Ogni città è formata da diverse fasce di utenza e varie dimensioni. Il tuo negozio ha una reputazione in una di queste fasce di utenza. Ok, abbiamo i farmer, i pensioner, gli studenti, gli ecologisti, i laborer, gli hipster, i techie, noi saremo più per i techie, gli accountant e gli studenti, credo. Così a occhio. Fashion, wealth, le fasce di utenza, ricchezza, wealth e la moda. Ok, bello, cioè già qui mi fa capire quanto questo gioco sia stato curato nella realizzazione di questa cosa di King of Retail, proprio una roba da espertoni. I clienti hanno esigenze individuali per ciascuna categoria. Va bene, alcuni clienti entrano anche solo per pura curiosità. Se un cliente non è sicuro, puoi convincerli parlandogli. Sì, infatti questa è una cosa bella perché si può aiutare queste persone. Prima cosa selezionano uno tra i tipi di vendita che puoi tentare. Va bene, dai, 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 dai. Andiamo avanti, mamma mia, quante ce ne sono di cose da. Ok, siamo bruttissimi, tra l'altro. Andiamo. E là, che bello il negozio. Allora abbiamo il magazzino con le porte automatizzate, piena domotica. Va bene. Allora, per preparare il tuo negozio all'apertura ci sono alcune cose di cui dovresti occuparti. Acquista un'unità di consegna, quindi nel magazzino. Dobbiamo acquistare un'unità di consegna. Quindi. Vediamo un attimino, lascia il negozio, usa oggetto, vediamo, gestisci articoli, gestisci personale, stazze info, qua abbiamo la musica, qua abbiamo l'interfaccia utente, la velocità rapida o meno. Allora, devo capire adesso come funziona usa oggetto, no? Dobbiamo acquistare le cose, quindi gestisci articoli, spedizione articoli, richiedi consegna. No, non abbiamo l'area di consegna, quindi dobbiamo adesso capire come fare a comprare le cose? Gestione rapida articoli, no? Design inventario. Acquista inventario, progetti interni, gestisci cartelli, gestisci articoli. Vedete, abbiamo quello che abbiamo visto prima, gestisci il personale, quindi possiamo andare a vedere ed assumere del personale, prendere le varie persone. Allora, progetti interni. Bellissimo, perché possiamo cambiare le cose, gestire l'inventario, unità di stoccaggio. Ok, dobbiamo comprare. Unità di consegna, eccolo qua, unità di consegna, prendiamo il pallet che costa poco, lo compriamo e lo posizioniamo lì, perfetto. Unità di stoccaggio per lo spazio in magazzino, vediamo se riesco a camminare andando qua senza dover. Unità di stoccaggio, consegna, stoccaggio, voglio prendere 1000 euro uno scaffale, vabbè, comprarlo, va, lo mettiamo lì. No, perché? Stoccaggio? Sempre in magazzino, è vero? Non nell'area. Sì, sono un pirla io. Ok. Vuotalo. Mettiamo qua, così. Ok. Poi, avrai bisogno di articoli per la grande apertura di domani. Un espositore, vediamo un attimo. Allora, intanto, vuoto la visuale così proviamo. Questa è una finestra che si può spostare. No. Allora, vediamo un po'. Espositori. Dobbiamo comprare un espositore per l'elettronica, per i computer. Quindi dobbiamo prendere dei mobili che siano interessanti. Prendiamo questo tavolo da 1800 euro e lo piazziamo qua in mezzo, un po' magari un po' Apple Store. Dobbiamo comprare una cassa. Quindi facciamo una cassa di questo tipo che piazziamo qui. Vediamo se possiamo metterla qui così. Ok. Anzi, sì, dai, la mettiamo qui. Perfetto, un computer per marketing, vediamo un po', ufficio, no, magazzino, casse, cavoli, non so dove sia computer per il marketing, non so dove acquistarlo questo, a dire la verità. Comunque, adesso diamo un'occhiata, allora, espositori, cioè per i computer abbiamo un sacco di roba, periferiche,
Il monitor. No, non c'è niente. Coda massima 3, questa cassa. Ok. Fatemi rifare solo un secondo. Allora, vediamo un po'. Casse. Questa cassa è da 5, coda da 5 e coda da 7. Infatti immagino che sia molto più incasinata da mettere. Allora, dobbiamo comprare, ordinare degli articoli, quello poi ci guardiamo. Unità di stoccaggio, unità di consegna, l'ufficio. Ufficio abbiamo, eccolo qua, il computer. Un tavolo, però io credo che questo vada messo non tanto qui, ma credo nell'area del personale, infatti. Infatti, e compriamo anche un computer. No, mannaggia, ho sbagliato. Ho sbagliato. Come faccio? È un po' fastidioso da capire. Scusate, ma se io volessi vendere questo tavolo? Sì, infatti, vendi. Ci ho smenato una bacca di soldi, ma va bene. No, 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 no. Ok, perfetto. Fatemi il mio sogno avere un ufficio così. Ok, date dal direttore questo ufficio del direttore. Ok, poi vediamo un attimo. E usa? Ah, non puoi farlo oggi. Va bene, niente. In ufficio, niente. Andiamo a comprare un po' di merce. Gestisce articoli, ordina articoli, elettronica, computer. Che bello, quanta roba che c'è. Mamma mia. Allora, io ho un espositore di quel tipo lì, quindi devo mettergli, secondo me, dei laptop, dei portatili, quindi comprerò questo. Ne compro un paio. Adesso non ho neanche guardato, ho 19.000 dollari, quindi me li posso permettere. Compriamo anche una Play. Ok, ordine eseguito. Perfetto. Richiedi la spedizione. Sì, ho il Prime, tanto. Sto arrivando con gli articoli che ho ordinato, ci vediamo tra un momento. O puoi chiedere la consegna per preparare, ok. Richiedi spedizione, l'ho fatto. Termina la giornata, perfetto. Non abbiamo tutta quella componente che avevamo nell'altro gioco dove si va a casa, però vabbè, abbiamo anche l'affitto da pagare. Adesso abbiamo già meno soldi, avevamo 19.000 dollari prima, ok. Quando il tuo negozio chiude, qui dove finisce la giornata, ti prepari per la prossima. Avrai tempo di fare ciò che serve prima dell'apertura di domani. Per interagire con questi oggetti vai su di sopra mi e va bene. Cos'è che abbiamo qua? Questo è il creatore del magazine. Qui progetti i tuoi annunci pubblicitari da inserire nelle riviste che verranno lette in tutta la città. Per prima cosa seleziona la dimensione della diffusione dell'annuncio, decidi quale rivista, pubblicità sul foglio e ok. Qui invece abbiamo un modello completo del tuo negozio. Bello, vero? Sì, cavolo, hai fatto così. Va bene. Si può espandere così tanto. Mamma mia, diventa un mega centro così. Area vendita, magazzino. Ok. Puoi anche vedere dove si trovano esposti tutti gli articoli. Sapere, alcuni espositori saranno qui. Espositore a terra, magazzino. Ok, sì, infatti qua si vede la cassa, si vede il tavolo, qua dentro invece la scrivania e le due aree. Non abbiamo sfruttato molto bene gli spazi. Puoi espandere comprando. Ah, si possono comprare le caselle. Ok, immagino che dietro ci sia un campo. Per sostituire le porte con il muro, trascina sì, ma non lo faremo oggi. Se si desidera ampliare, ok. Qua abbiamo invece l'area in cui gestisci i tuoi salvataggi, perfetto. Oh, risultati del giorno. Qua abbiamo panoramiche di tutto il personale attualmente assunto. Ah, gli orari dobbiamo fare di lavoro, mamma mia. Energia, umore e ottimismo, perfetto. L'energia viene consumata durante il giorno, l'umore varia in base al tipo, di lavoro che il personale svolge. Ci saranno delle preferenze. Io sono invece un bastardo e sono dell'idea che se che tu fai quello che dico io quando sei al lavoro, non è che ti piace vendere il computer, non mi vendi il monitor, voglio dire. L'ottimismo, ok. Qua abbiamo corsi e talenti, qui dove istruisci i tuoi dipendenti, cioè è profondissimo sto titolo. Andrebbero mixati insieme il gioco di prima, quello che abbiamo visto 2 giorni fa, con questo, per quanto riguarda la libertà di spostamento in una città, intendo, per quanto riguarda l'altro. Questo è il mio computer, dove puoi fare diverse cose. Ordinare gli articoli, quindi senza usare quel menu che mi consegnano il giorno dopo. Puoi vedere un riepilogo di tutti gli articoli, cambiare il prezzo di vendita, alla banca puoi chiedere prestiti, al carrello puoi controllare il flusso di clienti che visitano il tuo negozio durante il giorno, ok.
E qua invece la posta in arrivo, candidature, persone interessate, i curriculum. E qui invece abbiamo il tavolo su cui svolgi i colloqui. Ma devo fare anche il colloquio. E gli orari di apertura, tutti i giorni, dalle 9 alle 17, orario quantomeno. Posso anche modificare gli orari di apertura, ok. In quanto manager arrivi sempre un'ora prima dell'apertura. Normative locali consentono dalle 2 alle 22. Ah, di notte possiamo aprire anche. Poiché tenere il negozio aperto comporta costi orari sotto forma di energia elettrica, riscaldamento, assicurazioni, salario personale, dovresti cercare di conoscere il flusso della città. È una figata tutto questo. E qua invece cosa abbiamo? Vendita. Questo calendario mostra gli eventi programmati in città. Ah, bisogna approfittare quando c'è qualche evento importante e arriva tanta gente. Quando sei soddisfatto dei tuoi preparativi, torna qui per tornare a casa e riposarti prima che inizi un'altra giornata impegnativa. Ok, buona fortuna. Grazie, questo è il mio ufficio. È un po' fastidiosa la visuale, però va bene. Ok, vediamo un po'. Abbiamo dei colloqui da fare? No, vediamo i curriculum. Allora, bellissimo, tradotto tutto. Ciao, sono Lema Golden. Vado matto per il servizio cliente, sto cercando lavoro. Ci impiego un po' a imparare, non ti deluderò. Sarò al telefono in qualsiasi momento. Molti anni in una burger joint. Ho frequentato università online, presso la facoltà di marketing. Ciao gameplay, l'emergente mi chiama Nisha e spero. E ti chiami così, per forza. Su di me, Milan. Vado matto per il servizio cliente, sto cercando lavoro. Preferisco il giornale. Servizio cliente immagino sia il contatto loro, il contatto con la gente. Preferisco le giornate di lavoro lunghe, sarò al telefono in qualsiasi. Ok, cominciamo il colloquio. Salve. Allora, mi piacerebbe che tu vendessi. No, che tu stessi alla cassa, anzi, così vendo io. Vediamo un po' come funziona qua. Velocità o praticità? Continua. Allora, proponiamo uno stipendio. Allora, io ti do. Eh sì, alla peppa 50 dollari l'ora. Te ne do 12 all'ora. Quanti ne vuoi? 24 all'ora? Cioè, 60 dollari l'ora vado io. 63, non di più. No, arrivederci. Abbiamo perso una dipendente. Dai, adesso vediamo di accontentare il prossimo, va. Allora, Lemar Golden. Siamo finiti. E tu preferisci le giornate lunghe di lavoro? Va bene, dai, andiamo. Mi servi sempre per la cassa. Vediamo un po'. E qua dovrò capire, tratti personali, vedere quanto è portata verso queste cose. Perché diciamo che questi sono appassionati di marketing, quindi amano questo, il marketing. Io invece la voglio in cassa. Ho bisogno di lei per la cassa, quindi gli propongo lo stipendio, ti do 70. Dai, 104. Non è istruita su nulla. Ti assumo. Buondì, benvenuti in azienda. Vabbè, intanto ci sarebbero tante cose da vedere qua, ma chi se ne frega, andiamo a casa. Iniziamo il giorno dopo, dove ci porteranno la merce, la metteremo a posto e inizieremo a vendere. Abbiamo ottenuto degli interessi con i nostri fondi, quindi più soldi abbiamo, più guadagniamo. Guardate che bello, questo è Indie Informatica. Guardate anche il dettaglio, l'allarme sulla strada, poi non credo si possa andare anche in giro, però andiamo. Quello lì è il corriere, immagino, perché qua non è arrivato ancora nulla, quindi sta arrivando il corriere. Venga, venga. Ah, faccia come fosse a casa sua. Mi si imbosca in magazzino. Salve, salve. Grazie, eh. Grazie dei PC che li aspettavo. Apri. Ok, abbiamo tutto qua, perfetto. Vabbè, tanto immagino dovremmo metterli qui, quindi che
quanta gente. È arrivata la dipendente. È andata. Cosa fai qui? Nisha. Stai usando il mio computer. Vabbè. L'area del personale. Allora, modifica articoli. Gestisci sconto. Design. Rimuovi articoli. Modifica articoli. Ci aggiungiamo elettronica. Computer. Un computer. Questo. Giusto? Ma come faccio a usarlo? Lo devo trascinare qui, da qualche parte. Qui, sì. Uno e due. E questo? Mettiamo qua. Possiamo? Ma fammi capire. Riempi. Imballa l'articolo. Ok. No, non posso esporlo. Ma aggiungi articoli, ok, aggiungiamo gli articoli, perfetto. Il negozio è pronto all'apertura. Ora lei potrebbe andare. Ah, gli posso dire fare una pausa. Marketing. No, lei si occupa di marketing. Non voglio insegnargli la cassa io. Cioè, non posso insegnarti a lavorare in cassa. Cioè, non mi servi lì, non mi servi a niente lì. Però vabbè, niente. Aperto i clienti, vai. Benvenuti da Indy. Abbiamo aperto, no? Che è questo? No, non possiamo mettere la roba in vetrina? Salve! Ma venga, venga, venga a comprare un computer da Indy Informatica. Siamo aperti, no? Please log in. Abbiamo spento tutto. Aperto i clienti. Ok. Andiamo. Aspettiamo che arrivi qualcuno. È figo però, molto figo. Magazzino non abbiamo più nulla. Niente, aspettiamo. Salve! No! Mi ha visto in faccia, è andata via. Salve! Mi dica. Non ho mai visto questo negozio prima. Cosa vendi? Vendo computer. Abbiamo un'ampia. Potrei dare un'occhiata. Potrei dare un'occhiata? Sì, allora venga. Venga, venga. E là, tutti vestiti uguali qui. Quanta gente. Ma no, questo è visibilmente un bug. E quindi? Salve. Hey. Dica. Parlo di computer. Molto interessante. Computer, molto interessante. Ti propongo... aumento la felicità. Ok, è molto popolare al momento. Voglio impressionarti. Questo è un minigioco che non conosco, quindi andiamo un po' a caso. Suona molto interessante. Concludo la vendita. Thank you. Cosa vuole? Ah, prende la PlayStation. Va bene. Non so neanche che prezzo gli ho messo alla PlayStation, ma va bene. La paga? Gliela metto anche nella scatola se vuole. Salve. Mi dica. €3.380, altro che i bagarini del PlayStation 5. Cioè, io veramente... Beh, però, tanti soldi. Salve. Cioè, sono tutti scuri adesso. E qui c'è qualcosa che non va. Anche l'invasione, appena abbiamo aperto il negozio, hanno tutti la maglia blu. Ok, vuole col computer senza che io le abbia venduto nulla. Ma mi scusi, ma li compra tutti e due? Ne ha già preso uno. No, venga qua, dai. Devo assumere una cassiera assoluta. O un cassiere, insomma. Salve. 1810. Costava di più la PlayStation, eh? Va via con la borsetta così. Va bene.
Bene. Che ore sono? Prendo già pieni maroni oggi, di stare qua in piedi con pochissima gente. Beh, ma siamo un negozio d'elite noi, quindi. Lo compri? No, ma perché? Costa troppo. Vabbè, tanto quei soldi che mi avete dato ci paghiamo le tasse, ci paghiamo anche i soldi di sta qui che comunque licenziamo adesso perché per il marketing non mi serve niente. È molto curioso anche è molto interessante il fatto che si possa giocare la campagna partendo dal nulla, partendo da semplici dipendenti fino all'apertura di un negozio. Ovviamente questo dà la soddisfazione, ma fino a un certo punto. L'idea di comprarsi un posto e poi andare può essere magari un'esperienza che potremmo fare in una live. Quindi magari prossimamente vi chiederò quali dei giochi di questa settimana che sto portando potrebbe piacervi. Questo qui ha bisogno di qualcosa, secondo me. Vendo computer. Ah, scusi. No, non voglio farti perdere tempo. Mi hai detto che non ti interessano i computer. Ovviamente è piuttosto vendere più categorie di. Più merceologia si definisce. Quindi, insomma, vediamo un po'. Design inventario. Salve! Non mi passate davanti alla porta che mi si aprono poi entra aria. Cortesia. Progetta interni, no. Mi chiedo se anche gli interni. Se anche gli interni cambino l'impatto. Ascolta, vai a casa che mi costi troppo. Perché poi qua potete fare negozi di informatica, di tecnologia, ma anche di abbigliamento, insomma, ci sono più tipologie. Scusi, allora, questo negozio qui vende computer. Ah. Vabbè, non ti interessa. Tu invece vuoi comprarlo quel computer, io lo so che ti piace. Lo so che lo compri. No, dai, ti prego, è bello. Cioè, non vedete che è l'ultimo grido? Anche lo schermo tutto rotto. No, bello, lo sfondo. Vabbè, intanto chiudiamo alle 17, quindi tra poco si chiude. Quindi datevi una mossa perché poi adesso io sto facendo un errore perché dovrei riordinare già la merce per il giorno dopo. Però lo facciamo dopo. Sì, penso me lo lasci fare lo stesso. Vabbè, intanto chiudiamo alle 17. Salve. Sì. No, non voglio fare l'invadente, sto qui aspetto. No, dai. Tu? Vabbè, tanto mezz'ora si chiude. Aspetta, che tu hai assolutamente bisogno di un computer. Ti propongo il computer. No, questo minigioco che non mi ha fatto concludere la vendita. Però lei sembra interessata a quel computer. Eh no, siamo chiusi purtroppo, mi dispiace. Niente, siamo chiusi. Non capire come si fa adesso a. Allora, usa il computer. Marketing. Cioè? Come funziona il marketing? Forum target, aiutanti per ricordare, inizia a scrivere, lodando il prodotto. Vabbè, lascia il negozio. Andiamo all'ufficio. Abbiamo pagato 720 d'affitto, 800 di stipendi. E quindi siamo sui 1.500 al giorno di spesa. Allora, signori, io voglio mettere in rassegna. Ah, qua possiamo modificare il logo, cambiare il brand, ampliare il negozio, come abbiamo visto. Vediamo un po'. Qua abbiamo la pubblicità, non mi interessa. Voglio. Lei non mi serve. Arrivederci. Vediamo se c'è qualcun altro che può lavorarmi in cassa e farmi da cassiere mentre io vendo. Oh, uno bravo a vendere, eh. Servizio clienti. Ok, ok.
Ti do una possibilità. Cinzia. Come te la cavi? Con la cassa molto bene, devo dire. Quindi secondo me tu potresti essere un'ottima cassiera. 104. Posso comprare una nuova auto, vabbè, inizia a lavorare, poi. Buono. Assumere Cinzia. Ok. E lei andrà a lavorare in cassa. Da domani inizierà a lavorare. Possiamo dare un'occhiata anche qua. Flusso di cassa. Fondi attesi. Mi dobbiamo ordinare la roba nuova da prendere. Quindi bisogna loggare con la mia faccia lì. Si può analizzare i clienti, i visitatori, ordinare la merce, elettronica, computer. Possiamo ordinare anche delle periferiche. Ok, ordiniamo anche dei computer. Venderò, ma no, prendiamo il computer così. E compriamo anche la tastiera. Sono veramente costosissime queste tastiere, però devo dire. Prendiamone qualcuna più economica. E poi il monitor, un paio di monitor. Beh, il monitor curvo, rosa no. Uno è un monitor classico. Poi dovremmo ordinare anche degli espositori, ma non so da dove si prendono. Però ordiniamo anche un computer, un altro. 5.000 dollari e arriveranno il giorno dopo. Ordini salvati. Ok, possiamo anche salvare. Abbiamo email. Turisti in città, sei una compagnia di viaggi, 20 turisti. Ah, ma vuoi vedere che sono quelli che sono arrivati ieri? Ah, ecco, scorta minima, posso impostare di acquistare un minimo ogni volta. Ok, interessante, interessante davvero. Allora, ragazzi, questo era King of Retail. È un gioco che reputo davvero, ma davvero tanto ben fatto. E adesso salverò la partita e eventualmente potremo pensare di continuarlo nel momento in cui magari vi dovesse appassionare e lo voleste vedere di nuovo magari in live. Per intanto non trattenetevi e scrivetemi i commenti qua sotto di quello che pensate di questo titolo. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!